Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku se preferite e finalmente siamo all'ultimo video riguardante Super Dragon Ball Heroes. Applausi ragazzi, applausi. Risieduto in un giorno, questa è stata una delle mie prove più terrificanti, malvagie, oscure e tenebrose negli ultimi mesi. Vegeta, Super Saiyan 4, Limit Break. Chiudiamo in bellezza con Hayuni provato ad Ability 1. Provata, ci ho finito eventi. Cosa ne penso? È meglio di Goku. Partiamo dal presupposto: 12.810 HP, 10.509 attacco, 1.732 difesa. Ha delle stats di merda, però, come Goku. Quello non lo salva. Ha delle stats di merda. Sono fatti col culo. Con stats di 2 anni fa. Hanno già bisogno dell'ESA. O mi farò uscire l'ESA settimana prossima, o sono fatti malissimo. Perché questi PG avevano bisogno di decenti, non dico forti, per carità, dico decenti. E non lo sono, erano state troppo basse. Come al solito, Vegeta la versione offensiva di Goku, crossover Gente Power 370, Dragon Ball Heroes 30. La passiva è già meglio. Crossover Gente Power sono molto più utilizzabili per tutti i vari casini che ha pure questo PG rispetto a Full Power. Tanto i Gente Power servono anche ad altri Super Saiyan 4 e non vai a creare delle situazioni terrificanti in cui per far giocare bene lui non deve giocare bene il resto, quindi tutto sommato è accettabile come condizione. 3 kg 80% inizio turno, il solito 60% lancio della special, difesa 80% e additional special se avete tutti gli alleati o Super Gente Power o Super Dragon Ball Heroes. Qua è la versione offensiva. Offensiva. Picchia, special, sfonda. Si può pensare a vederlo difensivo? No. Le busca tanto, anche con Whis attivo le busca. Le busca pure se c'è la mia ragazza che gli salta addosso. Per farvi capire, cioè, quasi in qualsiasi modo le busca sto robo. Anche se aumento della special della difesa per un turno, non gliene frega nulla, le busca e le continua pesantemente, dannatamente, a buscare. I super hanno un 40% d'attacco aggiuntivo se avete un Goku nel team. E qua forse ho sbagliato a dire nel video di Goku, perché Goku anche lui buffa tutti i super. 40% attacco e difesa, attacco che colpisce sempre, toglie la guardia nemica, apre il turno in cui fa la quinta special. Allora, il kit è inferiore a quello di Goku, perché tanto, oddio, attacco che prende sempre contro Fu, tipo in realtà andata al cielo, qua non riesce a lanciare la special. E ci sono alcune battaglie che vadano sempre, per cui, per carità, può anche essere buono. Di base non avere difesa in questo gioco, in quest'epoca, fa cagare. Lui non ha difesa, ragazzi. Accettato, non ha difesa. Tanca male e poco. Però fa dei bei danni. Il suo tancar male poco. Lo giocate secondo. Ha dei perfetti, perfetti compagni che tancano. Goku Super Saiyan 3, Gohan Super Saiyan 4. Goku Super Saiyan 4, se proprio volete. Quindi non vi preoccupate. Non ci sono, non c'è alcun problema. Riuscirete a tancare. Intanto la mia ragazza mi guarda male perché gli ho passato l'acqua con messaggio, me la puoi caricare. In realtà lei l'ha visto quel messaggio, dissetati. Sì, la vita è dura, la vita è dura. Ti amo anch'io. Domani è uno spettacolo. Domani è uno spettacolo, un po' agitata. Sei agitata? Brava. Quindi il PG di per sé lo reputo anni luce superiore a Goku. Il doppio di lui è un team che mi piace molto di più, più gestibile e tutto quanto. Il kit è inferiore. Ma il kit è inferiore in un PG che risulta superiore, ma che fa comunque cagare perché ha delle statistiche di merda. Cioè non ci si salva. Link Experience Fighter, Super Saiyan, Prodigio, Purple Battle, Rene, Saiyan War, e First Battle, Saiyan Pride se lo sono dimenticati. Ma vabbè. Neanche a essere il miglior linker con gli altri Vegeta. Infatti, oddio, non è vero. I suoi migliori linker sono Goku quarto, Vegeta Xeno, Vegeta Evo, in praticamente tutte le sue forme. Quella che linka meno è il God. Vegeta Evo AGL, Vegeta GT, Vegeta Evo AGL evoluto, Vegeta Blue Int. Non so, si tagga con qualsiasi Vegeta Dragon Super
Che è l'ultimo di questa lista, ma dettagli, dettagli, cosa ci importa? Sai arruolare in fondo, no? Cazzo ci importa. Dice che alla fin fine mi piace comunque usare questo Vegeta, è simpatico. Semplicemente non mi potete fare le unit principali così perché l'ha presa per il culo. Ve lo dico, io la vedo pesantemente come l'ha presa per il culo. Ma va bene. Io ragazzi, dopo questa vi ringrazio, è stata una lunga giornata, ho finito ora di registrare, dovrò montare tutto, ma sarà veloce. Quindi buona visione e noi ci vediamo tra mercoledì e giovedì con gli showcase di questi team, con gli showcase. Quindi buon divertimento con Super Dragon Ball Heroes, in bocca al lupo a voi Groban che sta uscendo, Trugeta e alla prossima.